posizione. È nostra. È sicuramente lì dentro. Vediamoci dei cacciatori. Direi che quello scettro ha un potere brillante. La gatta ci fa perdere tempo. Sii paziente. La sua cattura ci darà prestigio. Fidi di lui. Altrimenti non sarei qui. Eccolo, il cucciolo di Ratu! Oh, Black Cat sta facendo qualche magia! O mi sto perdendo un rave da paura! Non mi piace. Cosa credi abbia in mente? Attacchiamo il cane. Ho sentito spesso di strani avvenimenti in quell'edificio. A quanto pare le voci erano vere. Il ragno è qui. La scritta in francese sulla cartolina significa mia ragione di vita. Il tempo vince. Nuova amicizia? Con Felicia non si sa mai. Abbiamoli entrambi. Liberatemi! Abbattiamolo! Quello era l'ultimo. Ora vediamo cosa sta combinando Felicia. Questa è nuova. Il ragnetto vuole giocare. MJ! Ha rubato lo scettro! Ed è magico! Davvero! Cos'è successo? Ehi, gatta! Possiamo parlare? Potresti rallentare! Vattene o ti teletrasporto in mezzo al Pacifico! Come ci hai intercettati? Usate ancora il vecchio canale. Non hai di meglio da fare, ragazzino. Felicia, devi fermarti. È una follia persino per te. Chi parla? Sei tu, Rossa? Come vanno le cose con il vecchio Rocco? La smetti! Sto cercando di aiutarti! Non mi serve l'aiuto di nessun ragno. Sai cosa rischi con quello scettro? Vuole usarlo per rubare altre opere d'arte. Maledetta. Vi sento, sapete? Wow! La linea L! Felicia, potevi fare una strage! Ah! Attenta! Di nuovo i cacciatori! Hanno un debole per me. Può finire stanotte. Possiamo fermare chi vuole uccidere. Rubati il tuo di artefatto magico. Ah, che freddo! Non ho neanche la sciarpa! Lo scettro può portarci da Crave! Questo non riguarda affatto, Crave! Perché non mi aiuti a fermarlo? Sei Spider-Man. Hai già salvato la città e lo farai ancora. Spider-Man aveva ragione su di te. Pensi solo a te stessa. Senti, bello. Non che siano affari tuoi. Ma la mia ragazza è a Parigi. E l'ho messa nei guai con delle brutte persone.
Hai mai fatto qualcosa per amore? Ha bisogno di me, adesso. Se soltanto riuscissi a fare più di 3 metri con questo coso. MJ ha detto di non fidarmi. È una tipa sveglia. Ma devi fare le tue scelte da solo. Ragazza, ci serve viva! È mia! Dietro! Che male! Scappa! Usa un portale! Le istruzioni di questo manufatto non erano chiare. Però migliori a vista d'occhio. Non abbastanza. Troveremo una soluzione. Insieme. Però, hai coraggio, ragazzino. Sono Spider-Man, non un ragazzino. Ok, Spider-Man. Vediamo che sai fare. Eccone altri. Sul tetto! Ehi, usa questo portale. Prendiamo lo scettro. Un altro portale per te! Accetto tutto l'aiuto possibile! Qualche magia per i proiettili? Hai le ragnatele! Usale contro la torretta! Sorpresa! Non riesco a prenderlo! Ehi! Non saranno qui per lo spettacolo dei leoni marini? Oh! Voglio vederlo! Sai che i leoni marini nuotano a 40 km orari? Concentrati sui cacciatori! Kraven ti vuole da morire! Già occupata! Togliete di mezzo il ragno! Ci vogliono ridurre allo stremo! Se mi vogliono, dovranno uccidermi! Vediamo di non arrivare a tanto, ok? Ti piacciono i cani? Preferisco i gatti! E questi non sono cani! Ma mordono come cani! Peggio! Occhio ai portali! Ehi, qui! Pazzesco! Non si stanno trattenendo! Sto finendo le 9 vite! No, andrai a Parigi! La tua ragazza ha bisogno di te! Sei davvero uno Spider-Man! Torna giù! Questo è mio! Non se l'aspettavano! Hai vantaggio della posizione! Ecco, ora concentrati e pensa alla Torre Eiffel. Au revoir, Felicia. Ti ringrazio. Mostra Martin Lee. Come sta, Felicia? Sta bene, per ora. Hai finito l'articolo? L'ho appena mandato a Jonah. Incrociamo le dita. Andrà bene. Coso, va a Coney Island. Perché? Che c'è? Sai che Mysterio è appena uscito di galera? Ecco, sta aprendo lì una nuova attrazione. È vero. Potrebbe essere un bersaglio dei cacciatori. E sai chi altro ci sarà a Coney Island stasera? Indizio, le sei morto dietro per più di un anno. E dai! Non dirmi dai! Tu e Hailey siete fatti l'uno per l'altra. Non chiederle di uscire sarebbe un crimine contro l'umanità. Vedremo. Prima indago su un Mysterio.
Prima devo tornare Miles. Poi girerò il parco in incognito. Non vedo nessun cattivo qui. Perché non diamo un'occhiata? Che c'è? Salve a tutti! Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo... è l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Eccellente! Cole? Un baldo giovane pronto a immergersi nel domani che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite, venite tutti a vivere il futuro! C'è una postazione più avanti. Non fermarti. Se l'esperienza ti è piaciuta, parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti in tutta la città. Il periodo gratuito termina presto. Grazie, Betsy. So che lo farà. Ora personalizza l'esperienza. Mentre guardi queste immagini, vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo finito. Non ci credo! Buon divertimento. Non preoccuparti, io potrò vederti e sentirti. Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. E ora vivi il tuo sogno. Bene, iniziamo. Coraggio, sì! Così vi voglio! Tenetevi forte! Andiamo! Ok, vai con il break! Siamo tutti fuori! Non vi sento! Casa. Boom! Sì, baby! Facciamolo ancora una volta! Superiamo ogni limite! Divertiamoci!
vuole provare anche Genki! Finito Martin Lee. Era reale. Prima combatto, poi analizza. Volo fuori! Beck, mi senti? Sì, sì. C'è giusto un problemino tecnico. Ovviamente! Scusa, non ti vediamo. Spiegarci che succede. Il locale era in delirio, poi sono arrivati i cattivi e ora è un delirio per me. Non stai ferito, vero? Sto alla grande. Non potete, tipo, staccare la spina. Non è così facile. Ma ci proviamo. Perché lì e i suoi sono qui? È tutto nella mia testa. Beck mi ha chiesto di pensare al futuro per creare l'illusione. E io avrei pensato a questo! Manca poco. Te la stai ancora cavando bene? Più o meno. Resisti! Solo qualche secondo. Beck ha parlato di realizzare il mio sogno. Ma sembra più un incubo. Ecco il mixer. Raggiungi. E in fretta. Se finisce la canzone, puoi interrompere il programma. Vado. Ci siamo. Dovresti vedere un'uscita. Ok. È ora di andare. Stai bene? Sì. Mi spiace tantissimo. Faremo il possibile per capire cos'è successo. Ma nel mentre... Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ciao, Pete. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca. Ciao. Piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, quel coso mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Ok, ecco il piano. Stasera va in scena il greatest hits della nostra infanzia. E i tre singoli di punta sono le nostre giostre preferite. Benvenuti! Ok, facciamolo.
Su, salite! Non avete idea di cosa vi aspetta. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Dai, Pete, credo in te. Ok, giocatori. Dito sul grilletto. Si comincia! Occhi sul bersaglio. Il grande campione conserva ancora la corona! Ragazzi, non lo volete il premio? Siamo a posto, grazie. Mi donerebbe molto. Ed ecco la nostra campionessa MJ Watson! Scala le classifiche con il Turbo Demone! E vai! Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Se ci diamo dentro, possiamo vincere un premio! Sì, avevo letto in giro. Spero che il Turbo Demone sia spaventoso come lo ricordo. Strambo. Ma non la ricorda, MJ. Ha solo paura. Il re della lunetta. Non sapevo che ti piacesse il basket, Harry. Con l'energia che mi sento addosso, potrei fare di tutto. Wow, ecco. Sì, andiamo! Meno una. Corsia di delfini? Magari un'altra volta. Dovete solo lanciare la palla. Tutto ci chiama. Dicono che le piramidi siano le strutture più solide. Verifichiamo. Conosco qualcuno che ha speso $20 per perdere al picchiatutto. Sì, sì. Non dovrebbe essere possibile. Altro giro, altra corsa. Pronto a mettere alla prova il nostro amore. Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. Oh, penso si sbagli. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? Oh, il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Un'altra è andata. Con permesso. Che dite, go-kart? Oh, tu al volante? Io passo. Andiamo, piccioncini. Ci aspettano altre sorprese nel parco. Tranquillo, ti aiuto. Quello è Tombstone. Ma che ci fa qui? A guardarlo direi il meccanico e il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? Tombstone? Misterio? Questo parco è una calamita per criminali redenti. Sì. Forza! Ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. Dai! Voglio sedermi in prima fila! Prego! Che gentiluomo! Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla.
probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui? Già, si apre un mondo di cuori a arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che vi svegliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. Vero? Non mi ci volevo proprio. Ok, cuor di leone, e adesso? È l'ora del gran finale. Il super su. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla campana, ma è proprio per questo. Continuo. Forse è l'anno giusto. Avete visto la sua faccia? Cosa vuole l'ammiratore segreto? Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio cuore. Ma come fai a lavorare per lui? Perché non troviamo qualcosa da picchiare? No, la casa stregata è chiusa. Salvato dalla manutenzione. Sono arrivato alla manutenzione. Non può stare da sola. Tu sì che hai dei gran bei muscoli. Benvenuti! Chi vuole cominciare? Pete, forza! Sì. Andiamo! Bene! Vacci piano, Harry. Non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Scusa. Ma che cosa? Ok. Ah, a quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Ah, sì, io non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi
tutti a averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle? Jono ti ha messa in prima pagina. Sarei caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh cielo. Ha pubblicato il pezzo del tipo. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Figurati. E se mai volessi una mano dal tuo amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta. Di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Chiunque sia rimasto nel parco. Oh no, Harry! Dai, Harry, rispondi, rispondi! Ciao, sono Harry, lasciate un messaggio. Oh, MJ, Harry non risponde al telefono. Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte. La nostra cabina sta per toccare terra. Penso io a lui. Stai attenta anche tu. Ehi, sai che non esco mai senza la mia amica Simitaria. Chiami così la tua Stingray Sable. Ci sto lavorando. Ti avverto appena lo trovo. Si stanno avvicinando alla pista. È lì che lavorava Tombstone. Sa il fatto suo, ma quei ceffi non scherzano. Cacciatori pronti al via. E che vinca il ragno migliore. Sapete di trovarlo al giorno. Spider-Man o Tombstone? Sono bloccata! No! MJ, hai trovato Harry? Ancora no, ma ho visto Misterio. Gli sgarri di Kraven non sembrano interessati a lui. Proprio per niente. Quindi vogliono solo Tombstone. Grazie per la dritta. Sì. Possiamo continuo rimandare. A cercare Harry. Questo non è un buon momento. Il ragno è a terra. Pensate a tutto. Sto arrivando, Lois! Quelle reti non scherzano! Facciamo fuori il ragno! Dove stai andando? Servono dei rinforzi qua giù! Gli sgherri sono affar mio, Tombstone! Pensa solo a rompere quella rete! Non credevo che un giorno mi avresti difeso! Neanch'io, Lonnie! Ma il capo di questi ceffi ti vuole morto! È un cacciatore e i supercriminali sono le sue prede!
Che dici? Due chiacchiere sulla svolta che ho dato alla mia vita mi farebbero cambiare idea. Ha già ucciso Scorpion, quindi direi di no. Facciamo fuori il ragno una volta per tutte. Ci hai provato, Spidey, ma stavolta siamo pronti. Dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima,
Cos'è quella roba che spari fuori? Ah, credo sia la cura che sto facendo. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh... È un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto. Ho saputo del delirio a Connie. Cos'è successo? Ricordi il mio amico Harry? Sì? Era lui? Ma come? Francamente non lo so. Credo che quelle cure... No, c'è Harry. Devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto? Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente?